Svolta una manifestazione domenica scorsa al Palairno di Baronissi, la Coppa di Carnevale, vediamo le immagini. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. La Coppa di Carnevale è organizzata dal GASC, gruppo Alta Specializzazione Karate, e dal CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale. Sul territorio l'organizzazione è stata curata dal MOFFA Team Fighting. E sono 15 anni che oramai organizziamo eventi sportivi sul territorio della Valle dell'Irno per promuovere una sana e corretta educazione motoria e sportiva. Il torneo si rivolge alle fasce di età più basse, quindi ai più piccoli. Come si lavora con loro e che tipo di approccio c'è al lavoro con loro? Sì, negli ultimi anni abbiamo avuto una crescente richiesta da parte delle famiglie di attività motoria quali le arti marziali e gli sport da combattimento, in quanto queste attività hanno un'elevata valenza sia formativa che educativa. Infatti vediamo che le arti marziali quali il karate, la kickboxing, il pugilato eccetera sono tra i più praticati al di sotto dei 10 anni. Inoltre è crescente anche la presenza femminile in queste discipline e nel karate addirittura il numero dei praticanti maschili e femminili si equivale. Vediamo che questa competizione non è propriamente, essendo dedicata alle fasce giovanili, non è propriamente una gara agonistica, ma bensì è più che altro un momento, un punto di valutazione del percorso formativo educativo svolto in palestra. Infatti vengono seguite le linee guida dei progetti del CONI, quali corpo, movimento e prestazione e educazione motoria di base, che recepiscono le più recenti acquisizioni delle neuroscienze cognitive e della psicopedagogia. Carnevale è un momento di confronto, un momento di verifica. Sì, infatti in palestra, nelle varie società sportive, l'addestramento educativo e formativo viene svolto nella massima sicurezza dell'individuo, in base alle regole del fair play e sulla base del principio ludere non ledere. Infatti i piccoli atleti acquisiscono le capacità motorie di base, coordinative e condizionali sempre in modo ludico, quindi in modo giocoso, andando ad acquisire anche l'alfabetizzazione della disciplina quale il karate, la kickboxing o il pugilato, per poi solo in fase adolescenziale passare alla specificità della disciplina e quindi all'addestramento tecnico-tattico della disciplina specifica. Siete soddisfatti dei risultati che avete ottenuto finora dai ragazzi e dai più giovani? I risultati agonistici partono sempre dalle fasce giovanili, quindi soprattutto dalla multidisciplinarità e dalla multilateralità del lavoro svolto attraverso l'addestramento, l'educazione e la formazione nelle varie sedute di allenamento. Un bambino, un ragazzo che viene avviato all'attività motoria in modo multidisciplinare, in modo multilaterale, si troverà con un bagaglio di abilità tecnico da prima che tecnico tattiche propriamente motorie in modo molto più proprio rispetto ad un adolescente che proviene da una disciplina specifica e quindi viene indirizzato solo in quella direzione. Un atleta agonista che pratica uno sport da combattimento non deve solo sapere usare gli arti superiori e gli arti inferiori in modo coordinato e in modo proprio per la disciplina che pratica, ma deve anche saper correre, saltare, arrampicarsi,
e poter svolgere qualsiasi allenamento preparatorio per poi portarlo nella disciplina che va a praticare nell'agonismo. Era solo un assaggio della Coppa di Carnevale che si è svolta al Palairno di Baronisse e che ha visto protagoniste appunto le giovani leve del karate. La manifestazione era organizzata dal GASC e dal MOF Team Fighting. Abbiamo ospite nei nostri studi proprio il direttore sportivo del GASC, Gianluigi Moffa, grazie per aver accettato il nostro invito, e Giovanni Iannone, che è il responsabile di Fisciano del MOF Team Fighting. Grazie. Salve. Per aver accettato il nostro invito. Partiamo dal bilancio della manifestazione: tantissimi partecipanti, atleti, piccoli atleti provenienti da tutta la provincia, da diverse società che fanno anche capo al GASC. Com'è andata la manifestazione? Allora, la manifestazione, diciamo, è andata benissimo, abbiamo avuto molti riscontri positivi da parte, come dicevi anche te, dei più piccoli. Infatti neo collaboratore, diciamo, del MOFFA Team, stiamo investendo molto sui piccolini perché sono, diciamo, il nostro futuro, e quindi attraverso queste discipline marziali che molti pensano, quando se ne parla, alla violenza, alla cosa, invece è tutto al contrario. Infatti danno educazione, disciplina e soprattutto il rispetto nei confronti degli altri, verso gli altri. Comunque la manifestazione penso è andata benissimo, sempre organizzata, diciamo, ci sono stati molto, cioè l'organizzazione è stata un po' complessa come tutte le cose, logicamente, però spero che c'è stato un buon riscontro e di invogliare, diciamo, soprattutto i più piccini, la fascia, diciamo, dei ragazzi, a avvicinarsi a questi sport che cerchiamo di al meglio di renderli il più visibile possibile, perché non sempre se ne parla tantissimo. Tanti ragazzi, Gianluigi, tanti ragazzi e tante ragazze provenienti da varie società della provincia. Sì, il GASC è un gruppo sportivo che è costituito da varie società sportive, appunto della provincia di Salerno, di primaria importanza, che praticano karate. Infatti tra le nostre società vi è la Shirai Club, che l'anno scorso è stata la prima società sportiva nell'ambito della classifica generale del karate Filcam. Poi ci sono altre società che sono ricche di campioni sia di Italia che internazionali, quali l'Olympic Planet, la nuova Polisportiva Bellizzi, l'SK Samurai, la Karate Grimaldi e tante altre. I bambini sono, diciamo, il nostro punto di partenza per la crescita e la formazione dell'atleta e dei campioni. L'obiettivo del GASC è quello di creare i presupposti fondamentali per migliorare le capacità tecniche e strategiche degli atleti, e quindi con tutta una serie di appuntamenti, seminari, stage, allenamenti con cadenza mensile, trimestrale, semestrale, abbiamo un pochino questa interazione tra queste società sportive. Appunto, la Coppa di Natale rappresenta un momento di valutazione, un test di verifica per valutare le capacità e i risultati un pochino che dobbiamo raggiungere. Una tappa del percorso. Esatto, una tappa del percorso. In questa Coppa di Natale, Carnevale,
caso delle coppe di carnevale, gli atleti svolgono tre prove. La prova del percorso, che è un percorso motorio che è volto allo sviluppo delle capacità coordinative, acrobatiche e lo sviluppo degli schemi motori di base. Poi ci sta un'altra prova che è il comité dimostrativo, ovvero il combattimento sul modello regolamento esordienti A, cioè in questo modo i piccoli atleti imparano le regole del gioco per poi effettuare una vera e propria competizione. E infine c'è la prova del gioco tecnico del palloncino, dove c'è sta questo palloncino che simula un pochino il capo dell'avversario. I piccoli atleti devono tirare dei colpi di braccia e di gamba alla massima velocità, ma soprattutto col massimo controllo. Infatti una caratteristica fondamentale del comité sportive del karate è appunto il controllo totale delle tecniche al viso, proprio volto alla salvaguardia dell'incolumità dell'atleta. Infatti il karate rientra tra gli sport meno pericolosi tra le varie discipline sportive, al pari del tennis e del golf, proprio perché il regolamento del comité sportivo, che rappresenta appunto una branchia del karate, è proprio volto all'assoluto salvaguardare al massimo l'atleta. Quindi sicuramente una delle discipline sportive che negli ultimi anni è fortemente richiesta dai giovani e dai giovanissimi, proprio per la crescita sana e la totale sicurezza nello svolgere la disciplina sportiva. Accanto all'attività sportiva poi c'è l'aspetto marziale, che è costituito dalla difesa personale, dalle forme, dai kata, dai bunkai, e quindi hanno una crescita formativa anche dal punto di vista filosofico e dal punto di vista un pochino marziale della disciplina. Torniamo a parlare del GASC, ad occuparci del GASC, del gruppo di alta specializzazione karate, perché abbiamo ascoltato anche il direttore tecnico del GASC, Antonio Califano, che ascoltiamo l'intervista che segue e ci racconta anche di come il GASC segue gli atleti, soprattutto gli agonisti. Sentiamo. Siete coinvolti nell'organizzazione di questo evento? Chiaramente il GASC rappresenta il gruppo alta specializzazione karate. In questa fase chiaramente non parliamo di agonisti veri e propri, però parliamo di una fascia sicuramente giovanile preagonistica. Quindi è praticamente un ha la finalità di lavorare sulle capacità coordinative per quanto riguarda la fascia appunto preagonistica, i bambini. Chiaramente noi non tralasciamo niente, questi bambini sono quelli che nel futuro poi dovranno far parte del gruppo alta specializzazione karate, appunto del GASC. Chiaramente in questa fase si lavora sulle capacità coordinative, le cognitive in generale, quindi su tutto ciò che è la cosiddetta intelligenza motoria, e quindi è quello che più interessa a noi per la crescita appunto di questi bambini, affinché poi abbiano tutte quelle capacità, abbiano acquisito tutte quelle capacità e quelle condizioni necessarie affinché possano fare poi karate ad alto livello. In che modo il GASC segue gli agonisti? Noi facciamo degli appuntamenti a cadenza mensile, appunto dove riuniamo la maggior parte dei nostri atleti agonisti di alto livello. Chiaramente parliamo di atleti che fanno già parte della nazionale giovanile e della nazionale senior, quindi nomi come Bastola, Crescenzo, De Vivo, Grimaldi, Staglioli e così via. Parliamo chiaramente di atleti che hanno già portato delle medaglie importanti a livello europeo, come dicevo, mondiale e campionato del Mediterraneo. Quindi questo GASC non è nient'altro che un far lavorare insieme
questi ragazzi e far entrare nuove leve affinché possano seguire lo stesso percorso di questi ragazzi. Sono dei programmi chiaramente di alto livello e quindi che vertono verso l'alta specializzazione, appunto. Quindi cerchiamo di tirare su quanto più atleti possibili che possono far parte ed essere appetibili per la nazionale, sia giovanile che seniores. Oggi il livello del karate campano qual è? Campano, molto alto, altissimo direi, perché in genere per le squadre nazionali siamo al 50%, cioè la metà della squadra fa parte di atleti della Campania, perché ci sono ovviamente categorie di peso, quindi nella categoria assoluti di kumite, cioè del combattimento, parliamo di 5 categorie di peso e normalmente su 5 categorie almeno 3 sono della Campania, allo stesso modo pure per quelle giovanili, per cui la Campania è molto molto presente nella nazionale. Il territorio salernitano si difende bene? Assolutamente sì, perché per quanto riguarda la nostra società sportiva che è la Shirai Club San Valentino, chiaramente abbiamo appunto 6-7 atleti in nazionale, tra cui l'atleta di punta è sicuramente Antonio Vastola, che fa parte della nazionale senior e ultimamente ha fatto argento al campionato del Mediterraneo, ma già l'anno scorso abbiamo avuto il campione d'Europa giovanile Crescenzo Angelo, ma ultimissimamente, quindi parliamo di febbraio, abbiamo avuto due nostri atleti in nazionale giovanile, di cui una è Staioli che sta ai piedi del podio perché ha fatto quinta classificata, una ragazza, quindi anche presenza femminile per quanto riguarda appunto il salernitano in generale. Siamo molto ben messi con la provincia di Salerno, devo dire la verità. So right and that cigar, the band don't play until it hits the bar. Gli agonisti di domani sono i preagonisti di oggi, quindi attenzione puntata anche sui più piccoli. Assolutamente, come vi dicevo prima, questo è il nostro bacino d'utenza. Noi cerchiamo di lavorare sugli agonisti, come abbiamo detto, al GASC, però chiaramente non dimentichiamo i nostri piccolini, perché è da qui che devono arrivare i futuri campioni, è il nostro bacino d'utenza ed è il ricambio appunto per quelli che oggi stanno già ad altissimo livello. Stavamo sottolineando anche durante la visione del contributo che i ragazzi che hanno partecipato alla Coppa di Carnevale Gianluigi sono impegnati tantissimo, tutti, indistintamente, esatto. In maniera distinta anche chi non è salito sul podio. Sì, in genere quando si tratta di piccolini tutti riescono a salire un po' sul podio, chi il terzo, chi il secondo, chi il primo. Però diciamo che questa è una competizione molto dinamica che nell'arco di 2 ore si riesce a concludere e anche i genitori rimangono soddisfatti vedendo un 10 minuti, uno spettacolo dei loro bambini che hanno comunque fatto attività in palestra per alcuni mesi, altri invece per anni, e quindi e serve un pochino come avviamento per poi passare poi alle gare un pochino più impegnate che durano anche mezza giornata, una giornata intera. Come società, come siete organizzati sul territorio? Noi come società, come Moffa Team Fighting, abbiamo la nostra sede principale che è l'Olympic Planet di Mercato San Severino e poi abbiamo varie sedi distaccate dove svolgiamo non solo karate ma anche altri sport da combattimento, sia a contatto leggero che a contatto pieno, quali il pugilato, la kickboxing, il mix martial art e altro ancora. Sul territorio prevalentemente noi operiamo nella Valle dell'Irno e abbiamo sedi distaccati
la Montoro inferiore, Montoro superiore, e da alcuni mesi abbiamo avviato anche un discorso su Fisciano, proprio su iniziativa del professore Iannone e del campione d'Italia di kickboxing e di difesa da strada Giuseppe Napoli. E quindi proprio per questo motivo abbiamo scelto questa nuova location per questa manifestazione che è stata a Baronissi. Qual è lo stato di salute di Fisciano? Il movimento è in crescita? Allora, il movimento è veramente molto in crescita, non ci aspettavamo così tanti consensi. Infatti abbiamo due sedi a Fisciano, nel comune di Fisciano. Uno è all'oratorio di Bolano e l'altra invece alla scuola media Don Alfonso De Caro di Lancusi, dove appunto siamo, grazie anche all'appoggio dei nostri maestri, siamo proponendo degli allenamenti propedeutici per la motoria di base, per poi eventualmente riuscire a formare dei campioni, speriamo. Perché infatti il Moffa Team diciamo, ha avuto molti prestigiosi titoli, sia nell'ambito nazionale e internazionale per quanto riguarda le discipline di karate, kickboxing e pugilato. Ultimamente infatti abbiamo avuto anche il campione di pugilato Mujahideen, che è stato anche ospite nei nostri studi. E per quanto riguarda invece il numero di ragazze, noi abbiamo visto nei contributi anche precedenti tantissime ragazze, tantissime bambine cimentarsi nel comité sportivo, ma è indifferente, diciamo, il numero di ragazzi e ragazze che si avvicinano a questa disciplina, o c'è un maggior numero di bambine? Diciamo, questo sport spesso si è detto che era più per i maschietti, però abbiamo anche avuto una richiesta delle femminucce, anche delle femminucce. Infatti perciò noi stiamo proponendo, cioè questo sport non è il fare al botte, ma è una vera e propria disciplina, quindi, come ho detto anche prima, è molto educativa e poi è uno sport e quindi fa solamente bene, soprattutto ai bimbi. Per quella che è stata la vostra esperienza in questi anni, Gianluigi, c'è stato un incremento di ragazze? Diciamo che nell'ultimo decennio sicuramente il karate in particolar modo è fortemente richiesto un pochino dalle fasce giovanili, proprio perché è uno sport sano e tende a sviluppare un pochino tutte le capacità motorie, ma soprattutto oltre all'aspetto sportivo c'è anche l'aspetto marziale, e quindi tende a migliorare l'autostima, tende a favorire lo sviluppo psicomotorio, le capacità di crescita sana dei piccoli atleti. Quindi attraverso il rispetto delle regole, i bambini attraverso la disciplina, lo sport, imparano delle regole che poi le portano anche nella vita. Ma soprattutto noi con queste sedi distaccate cerchiamo anche un pochino di raccogliere anche un pochino quei ragazzi che forse anche da un punto di vista economico non hanno la possibilità o non hanno delle strutture adeguate nel territorio, e quindi per eliminare un pochino dalla strada alcuni ragazzi anche che si possono avvicinare a delle forme di attività non sane. Quindi per aiutare anche chi non ha possibilità di accedere comunque a queste discipline. Ascoltiamo ora i protagonisti della giornata di domenica, i protagonisti della Coppa di Carnevale al Palairno. Ascoltiamo alcuni dei ragazzi che hanno preso parte all'evento. Mi hanno detto che in Giappone non si gioca col pallone, fanno tutti un gioco che è chiamato karate. Sopra un grande materasso si va a terra con musa, ma succede sempre che si ritorna ancora in piedi. Karate, gioca di dipendite. Mi chiamo Marta, ho 7 anni. Faccio karate da un anno e mi piace il karate perché mio padre e mia zia facevano judo e kendo. Come ti chiami? Mi chiamo Vincenzo, ho 10 anni, faccio karate da 4 anni. Mi piace il karate perché così mi posso difendere. Mi ricordo più, però terra pancia in giù. Cala, cala, karate, gioca. Mi chiamo
chiamo Andrea, ho 8 anni. Faccio karate da 4 anni perché mi aiuta a difendermi. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio, ho 10 anni e sono un anno che faccio karate. A me mi piace molto perché è molto divertente. Le metà delle metà. Mi chiamo Rossella, ho 9 anni, faccio karate da 3 anni e mi piace il karate perché mi insegna a difendere. Come ti chiami? Allora, mi chiamo Adelaide, ho 10 anni, faccio karate da 4 anni e mi piace perché ti insegna a difendere ed è molto divertente. Innocenzo Masi, faccio karate da 3 anni e mi piace karate perché impara la disciplina. Come ti chiami? Francesco. Ho 10 anni, faccio karate da 2 anni e mi piace karate perché è uno sport disciplinato. Come ti chiami? Emanuele. Da quanti anni fai karate? 3. Perché ti piace il karate? Come ti chiami? Enrico. Da quanti anni fai karate? Perché ti piace il karate? Perché mi ci fa rendere forti. È finito, ora torniamo, facciamo, vediamo. Queste erano le immagini dei più piccoli, c'era anche il saluto finale che volevo far ascoltare ai nostri telespettatori. Sono bravissimi, sono stati bravissimi anche nell'intervista, abbiamo trovato la piccola Marta, intervistatrice d'eccezione, ma com'è? Eccolo. Ciao! Com'è lavorare con loro, Gianluigi? Sicuramente diciamo che il giocare con i bambini è quello che ci gratifica di più, anche perché poi con l'atleta, con l'agonista in realtà poi diventa molto stressante sia dal punto psicologico che dal punto di vista fisico. Invece con i bambini noi tecnici ci rilassiamo pure un pochino e giochiamo con loro durante le lezioni. Quello che è importante è che loro, appunto, facendo karate, tra l'altro quello che sottolineavamo prima, è in totale sicurezza, col massimo del controllo, anche la competizione. Con i bambini piccolini si fa attività in modo ludico, quindi attraverso il gioco loro imparano un pochino tutte queste tecniche e poi ognuno di loro ha un proprio pensiero, chi si vuol difendere, chi invece lo fa che vuol diventare un campione, chi invece vuole simulare il genitore, il nonno, altre cose, quindi sicuramente. Nella competizione non c'è contatto? No. Perché per quanto riguarda il comité sportivo, le regole prevedono che al viso sia le tecniche di calcio che le tecniche del pugno non possono toccare il viso, mentre al corpo è previsto un leggero controllo, un leggero contatto, anche se in realtà ora da un anno è anche previsto un corpetto protettivo, ci sono i guanti e quindi è proprio difficilissimo che durante la competizione si possono far male sia i piccolini ma anche i grandicelli. Giovanni Iannone, lavorare con i piccolini è gratificante? Sicuramente è poi una cosa, un'esperienza formidabile, almeno per quanto mi riguarda, perché si impara tantissimo e si impara anche sul piano tecnico tantissimo, perché molte volte i bambini fanno delle domande con la loro innocenza, fanno delle domande che di un'intelligenza bestiale, diciamo, e quindi almeno a me sta arricchendo tantissimo. Un'ultima curiosità per Gianluigi Moffa, però prima, se la regia è pronta, vorrei mostrarvi anche la nostra pagina di Facebook per ricordarvi
che come di consueto potete segnalare la vostra attività, inviarci dei messaggi anche attraverso la nostra pagina di Facebook Salerno Paradisport Programma TV, dove è possibile trovare anche le puntate di questa stagione di Salerno Paradisport e dove è possibile appunto inviarci dei messaggi, segnalarci la vostra attività e segnalate anche gli eventi in calendario per quanto riguarda le discipline di cui vi occupate. Un'ultima curiosità, come dicevo, per Gianluigi Moffa, prossimi appuntamenti ci sono, cosa c'è adesso in calendario? Allora, prossimi appuntamenti per quanto riguarda il karate per i bambini, fra un paio di mesi faremo il Karate Day, che è una giornata dedicata proprio ai bambini e proprio all'attività degli sport da combattimento, con riferimento sia al comité sportivo ma anche al kata. E poi abbiamo, per quanto riguarda le nostre discipline, un pochino tutta una serie di appuntamenti agonistici, partendo dalle competizioni del freestyle e della kickboxing con le qualificazioni, l'ultima tappa delle qualificazioni dei campionati italiani UDK a Napoli, dove ci sarà una mega gara con oltre 15 tatami, un ring, e dove ci saranno le varie discipline degli sport da combattimento. Per quanto riguarda il karate, invece, abbiamo ad aprile l'Open d'Italia, che è una delle gare più importanti nel panorama nazionale e internazionale. Poi ci sarà l'Open della Toscana, i vari campionati e qualificazioni dei campionati italiani. Per quanto riguarda il pugilato, abbiamo i vari match che un pochino con cadenza mensile facciamo con i nostri atleti. Tra l'altro voglio fare un forte in bocca al lupo e un caloroso augurio a uno dei nostri atleti che ha prima citato il professore Iannoni, Moedin Aziz Abbes, che è stato convocato nella nazionale giovanile junior di pugilato e partirà domenica, sarà una settimana ad Assisi e si allenerà sotto la guida del direttore tecnico della nazionale Maurizio Stecca, che tutti ricordiamo per i suoi passati agonistici. Io vi ringrazio, grazie per aver partecipato a Salerno Paralisport, grazie a Gianluigi Moffa, direttore sportivo del GASC e del Moffa Team Fighting, grazie al professor Giovanni Iannone, che è responsabile di Fisciano del Moffa Team Fighting, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, che torna come di consueto la prossima settimana. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.